tutti, eccoci con una nuova puntata del Compro Cose a caso sul web. Oggi ho delle cose miste, si passa da una cosa a un'altra così, proprio papapà. E quindi ragazzi, cominciamo subito. Allora, la prima cosa che vi mostro, anche se in realtà non l'ho presa esattamente online, vi spiego, aspettate, c'ho tutto qui accanto, c'ho tutto qua accanto. Adesso prima o poi ripartirò con Romano nei video, sapevatelo. Allora ragazzi, ho preso il nuovo iPhone. Non è esattamente online, perché lo stavo prendendo online, poi mi erano sorte delle domande, avevo dei quesiti e quindi ho chiamato l'assistenza e alla fine l'ho ordinato direttamente, insomma, con l'assistenza, insomma, al telefono. L'ho preso, guardate che carino. E da Instagram, se non mi seguite ancora su Instagram, trovate il link diretto nel box informazioni. Da Instagram in tantissime mi avete chiesto di fare un video su questo telefono. Fatemi sapere anche qui nei commenti se vorreste, perché insomma il solito cosa c'è nel mio iPhone, sì, ok, però insomma un po' superato secondo me, no? Anche perché ormai tengo veramente app super basic, però magari potrebbe essere utile un video un po' comparativo. Ovviamente mi serve un attimino di tempo per testare questo telefono e capire quali sono ad esempio le differenze con il mio telefono attuale, che è il 7 Plus. Questo è l'XS Max, quindi quello è la stessa grandezza del 7 Plus praticamente, solo che è tutto schermo. L'ho preso oro, anche se adesso hanno questa cosa tipo l'8 per intenderci, questa cosa che dietro sono tipo vetro, e alla fine ho preso quello da quello con la capienza più grande, 512 giga dovrebbe essere. Sono estremamente felice, ragazzi, ce l'ho da ieri perché mi è arrivato ieri e ancora non l'ho inizializzato per mancanza di tempo, ma anche perché nel telefono attuale ho delle cose di lavoro e io quando prendo un nuovo iPhone lo inizializzo sempre come nuovo iPhone, quindi non passo mai tutti i file del vecchio telefono sul nuovo. Non lo so, è una mia fissazione, quindi sto aspettando un attimo di smaltire queste cose che avevo in stand by e poi inizializzerò questo. Inizierò a usarlo semplicemente. Poi manteniamoci sempre sul settore tecnologia. Ho preso di nuovo uno di questi perché il mio attuale portatile, che è un MacBook Pro, sempre Apple, quindi non ha più le entrate USB tradizionali. I simpatici amici di Apple le hanno tolte, hanno ben pensato di toglierle, così tu sei costretta a dover acquistare queste cose. E quando ho acquistato quello, ho acquistato anche un cavettino per passare, appunto, un trasformatore, come si chiama, insomma, un adattatore per l'USB tradizionale, e va bene. Però il problema è che io lavoro molto anche con i file, quindi con le schedine di memoria eccetera, e quindi mi serviva un adattatore anche per le schedine di memoria. L'ho acquistato, non funziona più, cioè c'è stato un periodo dove si surriscaldava veramente tantissimo, fino a che poi ha smesso di funzionare e pace. Insomma, l'ho ricomprato su Amazon, diverso, ha una forma diversa, e adesso che mi è arrivato mi sono resa conto che è dello stesso identico brand di quello che mi si è rotto, che si surriscaldava, quindi ho detto vabbè, speriamo bene. Poi io dico, no, perché una confezione così grande per una cosa così piccola? Ma che senso ha? Allora, è molto molto... rotto, distrutto, via, andato pure questo... distrutto tutto. È molto più piccolo rispetto a quello che avevo prima, sembra praticamente una chiavetta USB per intenderci. Vedete, queste sono le nuove entrate dei MacBook Pro. Grazie Apple, veramente io ti voglio bene Apple. E qui, ah, ma alla fine vedete cosa avevo fatto io? Avevo preso, perché avendo già il cavettino, peraltro originale, per come adattatore USB, alla fine ho pensato, completamente rimosso, che la faccio cose e poi mi dimentico, di prendere direttamente quello che aveva soltanto gli ingressi per le schedine, per le memorie. Ok, vi sto mostrando tutte queste cose un po' così a caso, perché poi arriviamo a tutto skincare, ragazze. Ok, io ho la mia fissazione per la skincare, però devo trovare un limite, credo, arrivati a questo punto credo di dover trovare un limite. Comunque, allora, guardate cosa ho preso, ciao! Non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarlo. Io, soprattutto in inverno, soffro veramente tantissimo di mal di schiena. Sarà che passo veramente tante ore della giornata seduta al computer, appunto, oppure a filmare video, sono seduta, come vedete. E io ho veramente tantissimi problemi alla schiena. In realtà non dipende solo dal fatto che, appunto, sto sempre seduta e magari anche storta, ma dipende anche dalla mandibola, tutto il lavoro sbagliato che mi hanno fatto i vecchi dentisti, che mi hanno spostato la mandibola in avanti, quindi ho sempre problemi, oltre alla schiena, ma anche la cervicale, ragazzi, non vi dico, una persona massacrata proprio. Vabbè, ho preso questo, che è la fascia, quella che si riscalda, dovrebbe aiutare tantissimo a, appunto, alleviare un pochino il dolore lombare, e dovrebbe aiutare anche messa davanti o
messo anche dietro, insomma, per i reni, vediamo un attimo, nei dolori quelli mestruali, quindi vediamo se o per i mal di schiena o per i dolori mestruali questo mi può aiutare a alleggerire la situazione e magari posso evitare di prendermi degli antidolorifici, ecco. Io adesso ho tipo un déjà vu, ma... perché non mi ricordo se ve l'ho già mostrata. Il discorso qual è? Che io avevo già filmato un'altra puntata di Compro cose a caso sul web, ma poi ho erroneamente eliminato tutte le tracce. Questo video avevo filmato in un altro, anche se non vi mostravo queste cose perché alcune appunto mi sono arrivate negli ultimi giorni. Ve ne mostravo altre che ho totalmente rimosso dalla mia memoria. Online non l'ho visto, quindi evidentemente non l'ho pubblicato. Nelle schedine di memoria non c'è più, quindi devo averlo cancellato. Non lo so, ragazzi. E questo mi ricordava appunto di avervelo mostrato. Peraltro si può lavare anche in lavatrice, ho letto adesso. Entriamo nel magico mondo del make-up e della skincare. Anzi, vi parto direttamente con il make-up, perché ho soltanto tre cose di make-up che però sono la svolta. Allora, io per veramente tanto tempo ho utilizzato di base il correttore di Lancôme, il camouflage un po' più aranciato, e sopra quello di Too Faced. Poi ogni tanto magari capitava la giornata che alternavo, non lo so, il cancelletà di Maybelline, piuttosto che insomma altri correttori, quello di Pupa anche, che mi piace molto, insomma... Però c'era sempre l'occhiaia sotto che riusciva fuori. Ragazzi, io ho trovato, credo, i correttori della vita sono fantastici. Allora, presi da Sephora. Questi ne ho presi due, anche se il secondo devo ancora iniziare ad utilizzarlo. Comunque, sono Urban Decay All Nighter Waterproof Full Coverage Concealer Matte Finish Oil Free. È un correttore, ragazze, veramente, a parte molto coprente, ha un'ottima consistenza, bisogna sbrigarsi proprio a lavorarlo perché è davvero waterproof, nel senso, cioè, si asciuga proprio mentre voi lo andate a lavorare, quindi il mio consiglio è quello di prenderne poco, iniziare subito a lavorarlo. Ne basta pochissimo, anche perché, essendo ovviamente con un finish matte, se ne mettete un po' di più rischiate di andare ad enfatizzare magari rughette, così e così. Non va a finire all'interno delle pieghette, ha una coprenza pazzesca. E adesso sto utilizzando la colorazione medium neutral sotto, quindi proprio per neutralizzare meglio il colore scuro della mia occhiaia. Ma al di sopra, ragazze, sto utilizzando questo, che è questo di Huda Beauty, che anche questo è un correttore comunque molto strong, però ha una texture più... viene da dire più elastica, so come, più morbida, più si lavora anche meglio, ad esempio, e mi piace, quindi applicato sopra. Questo è nella tonalità 06G Nougat, ok. E con questo scendo anche un tantinello qui sotto per illuminare questa zona, e è veramente, ragazzi, top. Avevo preso sempre di questo di Urban Decay, avevo preso anche la colorazione Light Warm, però devo ancora utilizzarlo, vedete che è ancora chiuso nella scatolina. Questi due intanto sono top, fotonici proprio. Continuiamo con le occhiaie, perché sono la mia fissazione di questo periodo, cioè io mi guardo allo specchio e vedo delle occhiaie, non vedo più una persona, un volto, vedo solo delle occhiaie. Comunque, sempre appunto da Sephora, ho preso questo di Face D Fast Anti-Dark Circles Eye Cream. È una crema contorno occhi specifica per le occhiaie scure, dovrebbe aiutare a ridurre proprio il colore scuro dell'occhiaia nel giro di 2 mesi. Allora, istantaneamente, quindi proprio dalla prima applicazione, vedete che effettivamente schiarisce, tra virgolette, un po' al colore dell'occhiaia, ma semplicemente perché non è trasparente, ma è tipo una sorta di celestino pastello chiaro, che però rimane cioè vi dà tipo un velo di coprenza, e quindi effettivamente già dalla prima volta in cui voi lo mettete vedete che l'occhiaia è un po' attenuata. Questo va applicato mattina e sera, io da quando ce l'ho appunto lo sto utilizzando mattina e sera. Per ora mi sembra che funzioni, nel senso che la prima settimana, prime 2 settimane anche, io vedevo proprio il mio contorno occhi più chiaro, cioè non era più un'occhiaia è così importante, così scura, che appunto poi con i correttori vedevo proprio la differenza, perché l'occhiaia sotto sembrava effettivamente attenuata. Il problema però è che nel periodo premestruale evidentemente l'occhiaia è talmente potente, le mie occhiaie sono così potenti, comunque sono riuscite fuori. Io continuerò ad utilizzarlo comunque per 2 mesi perché voglio testarlo. Questo non lo applico in questa zona, ma lo sto applicando solo proprio qui dove ho le occhiaie scure, in queste altre zone applico altri contorno occhi, qui sopra, insomma, altri contorno occhi. Insomma, vi farò sapere, anzi fatemi sapere nei commenti se l'avete provato, se avete finito il ciclo dei 2 mesi, come vi siete trovate, eccetera eccetera eccetera. Poi, ragazzi, ho comprato questo gioiellino di Lancôme, cioè Lancôme veramente,
cuoricino per Lancôme, assolutamente non economico, perché questa confezione da 15 ml l'ho pagata o 65 o 69 euro. Però ragazzi, questo non è il contorno occhi che uso tutti i giorni, ma è il contorno occhi che uso, non so, per le serate o se voglio insomma apparire in un certo modo qui nella zona del contorno occhi, perché questo proprio appena lo applicate sentite proprio che vi fa tipo effetto pelle di porcellana, pelle perfetta, va proprio a perfezionare la pelle. E ragazzi, vi devo dire che è un balsamo questo, ma messo, non so, se dovete stare ad esempio fuori tutto il giorno, applicato questo non vi si segnerà questa zona. Io sono una persona comunque ha una forte mimica facciale, quindi mi segno molto quando ho il fondotinta eccetera, poi dipende anche dal fondotinta che uso, però vi posso dire che mettendo questo al di sotto la pelle si mantiene comunque bella morbida, idratata, e quindi non mi si fanno i vari segnettini qui di lato, ed è quindi veramente ottimo. Costa perché costa, però ragazze, Lancôme, la skincare di Lancôme è veramente molto buona. A proposito di skincare di Lancôme, ho preso anche il pack da 4 delle Genifique, le maschere viso. Io da un po' che sto cercando i patch occhi, però non li riesco ancora a trovare. Avevo preso il pack da 4 delle maschere in idrogel della linea Genifique, che sono ottime, me ne è rimasta una sola perché già l'ho consumata. Costano anche queste, perché il pack da 4 vi dà sicuramente un risparmio rispetto al prenderle singolarmente, cioè tipo ve ne viene una in più. Però anche queste, tipo, allora, prese singolarmente, se non erro, costano 18 o 23 euro l'una, ora non ricordo, comunque giù di lì. Mentre il pack da 4 dovrebbe costare tipo 60, forse il pack da 4 costa 65 euro. Credo di sì. Poi ragazzi, sempre maschera viso, ho preso quella al cocco di Too Cool for School. Io in realtà da un po' sto cercando i patch occhi di Too Cool for School al cocco, che sono fotonici. Se li trovate ragazzi, provateli. Provateli perché sono veramente ottimi. Vi lasciano un contorno occhi iper idratato, nutrito, meravigliosi. E non li ho trovati, e quindi ho preso quella, la maschera al cocco direttamente per il viso. Ho detto vabbè, perché mi ero detto comunque con i patch occhi mi sono trovata benissimo, vediamo un pochino con la maschera viso, dovrei trovarmi altrettanto bene. Ragazzi, online ho preso un po' di skincare coreana, avete capito bene. Ora, rivedendoli così, non so assolutamente di cosa si tratti praticamente per la maggior parte, anche perché ci sono le scrittine in coreano, giustamente skincare coreana. Quando inizierò ad utilizzarle dovrò riandare assolutamente sul sito per vedere di quali prodotti stiamo parlando. Abbiamo questa che dovrebbe essere una maschera, una crema viso, credo, all'acido ialuronico per pelli sensibili, perché la maggior parte delle cose che avevo preso comunque ero stata proprio attenta a sceglierle per pelli sensibili, insomma, viste le mie caratteristiche. E questa all'interno ha anche una spatolina. Comunque il pack, ragazzi, cioè, carinissimo proprio. Poi, questo mi incuriosisce tantissimo, Pore Erasing Stick. È uno stick per i punti neri del naso, praticamente. Dice tipo gommage. Cioè, non ho capito se questo è uno di quelli che si applica e poi diventa tipo peel off, o se va semplicemente tipo a scrabbare, non lo so. Questo può essere usato per la zona T, per i punti neri, ed è oil free. Ma va bene, va sciacquato e poi bisogna pulire lo stick dopo averlo utilizzato. Poi abbiamo questa Waterfall Sun Gel SPF 50+. Ragazze, io ho sentito la texture e questa deve essere la svolta per quanto riguarda le protezioni solari, perché praticamente è super morbida, fluida, cioè vedete, proprio non è una di quelle classiche protezioni solari con appunto protezione totale che sono super ricche, avete visto, proprio corpose che rimangono lì sulla pelle. E anche un'ottima profumazione peraltro. Non l'ho ancora provata al di sotto del make up, però vi farò sapere. Questa è sia UVA che UVB. Che carine queste ragazze, maschere per il viso, guardate che carine, queste sono tutte sempre della marca Answer 11+. All'interno della confezione ci sono 5 maschere. Questa è ginseng e berry. Oddio, il berry è mirtillo, cos'era, insomma, giù di lì. Sono sospiziosissime. Vabbè, tempo di posa dai 10 ai 20 minuti. Vediamo un pochino. Skin therapy. Ovviamente vi lascio il link di tutto nel box informazioni se volete dare uno sguardo, anche perché poi tramite il link riuscite a vedere anche tutte le caratteristiche più specifiche che io adesso non riesco a leggere, ovviamente. C'è un concerto di cani e io non sono stata invitata.
Bello, vai a vivere in campagna che c'è il silenzio, ti rilassi, ti riposi in campagna. Poi attaccano loro, cominciano tutti quelli del vicinato, così quando comincia uno del vicinato, poi a rotazione arrivano tutti. Adesso passerà un quarto d'ora buono, se non di più. Poi ragazzi, adesso preparatevi. Guardate che carini! Dai, sono sfiziosissimi questi, non ditemi di no. Praticamente tutto un kit per il naso. Sono tre step. C'è l'uccellino che parla con i punti neri, ma perché questa cosa? Questo è un punto nero, credo. Questi dovrebbero essere due patch, uno con effetto bubbling, tipo, l'altro normale, e poi si va a pulire con la lozione. Poi ho preso la maschera al carbone, credo che sia sempre questo brand, probabilmente sì, esatto, dello stesso brand. Per finire, altre maschere, quindi sempre il kit con 5 maschere, questa idratante, calmante, è una tipo una maschera rilassante, skin therapy sempre. Applicazione dai 10 ai 20 minuti, e anche queste, come le altre, vedete, hanno tutti i pack super carini disegnati in questo modo. Sfiziosi, sfiziosi, sfiziosi. Ci piace la skincare coreana? Fatemi sapere nei commenti se avete mai provato dei prodotti proprio di skincare coreana vera. Fammi sapere, sono curiosa. Niente ragazzi, con questo è tutto, io vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!